uno sforzo importante. Noi stanotte abbiamo aperto alla fascia di età 62-63, peraltro c'era anche un vostro collega qui, mi ha detto che è stato molto semplice fare la prenotazione, questo conferma, diciamo, la bontà del sistema. Abbiamo avuto da stanotte per questa fascia oltre 30.000 prenotazioni, abbiamo oltre 1.200.000 prenotati tra le prossime settimane e il mese di maggio. È uno sforzo importante, quello che chiediamo è che ci sia la garanzia della periodicità delle forniture affinché riusciamo a soddisfare tutte le esigenze. Ribadisco che noi mettiamo a disposizione i vaccini così come ci vengono forniti e l'obiettivo nostro rimane quello di raggiungere l'immunizzazione entro l'estate e per arrivare a questo però abbiamo bisogno di una certezza delle consegne delle dosi che ancora oggi non abbiamo in maniera continuativa. Avremo il 19 aprile la prima consegna di Johnson & Johnson, sarà una consegna quantitativamente modesta di 18.000 dosi che andranno in prevalenza alle carceri, sia per il personale che lì vi opera, sia per quanto riguarda i reclusi e diciamo, le persone momentaneamente ospiti negli istituti. Speriamo che dal prossimo mese di maggio possiamo avere un ampliamento delle forniture. Però ecco, la macchina sta funzionando, oggi questo è un hub importante nel cuore di Roma e prossimamente apriremo anche altri siti vaccinali.